imagine there's no heaven. It's easy if you try. Che le varie associazioni, Pino Modotti, Associazione Bonarotti, poi l'Università Cattolica di cui stasera presente il preside delle facoltà di scienze all'Università Cattolica e terrà appunto la prima conferenza. Poi dimenticavo appunto la Galileo 2020, cominciamo e partita l'iniziativa. Dunque, vorrei spendere due parole, visto anche che è il primo incontro, per dare qualche informazione sulla natura di questa iniziativa. Intanto, è un'iniziativa che è già stata sviluppata l'anno scorso, però di pomeriggio al liceo Calini, e appunto la struttura è quella che trovate con qualche titolo cambiato, con qualche relatore che è cambiato, la trovate appunto sul volantino informativo. Però visto che un po' di gente ha partecipato con vivo interesse, allora abbiamo pensato di riproporla la sera dopo cena, perché l'occasione di questi incontri, di questa manifestazione, è dovuta al fatto che ufficialmente nel 2016 è il centenario della relatività generale. Nel 2005, che è stato poi a livello mondiale, è stato proclamato anche l'anno della scienza, era il centenario della relatività ristretta o particolare, che dir si voglia. Ecco, con questa proposta che vi facciamo, spero che lungo 5 minuti, intendiamo dare un taglio non troppo ristretto, diciamo, all'ambito strettamente relativistico del pensiero, diciamo relativistico, che nella fattispecie riguarderebbe il centenario della relatività generale. Uno potrebbe chiedersi, ma se nel 2016 non potevate aspettare qualche mese e così via. Le iniziative sono già partite, anche perché le cosiddette, si chiamano leggi della gravitazione, che sono il nucleo di questo, di questa grande teoria, sono state pubblicate al più presto, sono state pubblicate proprio invece nel 15, mentre invece l'articolo completo formalmente è stato pubblicato nel 1916. Allora, cosa vi proponiamo? Qual è la nostra intenzione? Se osservate il volantino informativo, no, si può anche rimanere un po' interdetti, un po' disorientati. Di solito i volantini, e giustamente questa è una scelta, i volantini sono sintetici. Titolo generale delle manifestazioni e poi lo snodo, diciamo così, dei vari incontri. Invece il volantino che vi proponiamo vuole essere qualcosa di più, cioè un altro criterio, perché riteniamo che il volantino debba essere, nei limiti del possibile, informativo. Informativo su che cosa? Ovviamente delle date, degli incontri, degli orari e del luogo, ma soprattutto vuole essere informativo della natura della proposta. Quindi vedete che ci sono quattro facciate che sono scritte e che
invitiamo ovviamente a leggere. Poi se una persona ha una persona basta di informazione strutturata degli incontri, quella è una scelta ovviamente. Però quello che vogliamo proporvi è un itinerario di questo grande pensiero, che è il pensiero relativistico di questo, diciamo, grande, chiamarlo scienziato e basta mi sembra di sminuire, anzi oggettivamente viene sminuita la sua figura, perché Albert Einstein parte, diciamo così, della sua formulazione, e questo aspetto col passare degli anni è andato in crescendo, e proprio questo crescendo è quello che l'ha isolato negli ultimi 40 anni della sua vita. E invece noi vogliamo proprio proporvi appunto tutto l'itinerario del pensiero. Intanto vi do un'informazione che ci sembra importante e significativa. Se qualcuno è abbonato alle scienze o, diciamo così, è abbonato e può attraverso via informatica risalire i numeri precedenti, ebbene, nel numero delle scienze del maggio del 1979 trova, diciamo, tutto il suo pensiero, ovviamente sintetico, strutturato per esteso, però vi dà l'idea, diciamo, della dimensione culturale che Einstein dà alla scienza. Ecco perché abbiamo anche, diciamo così, abbiamo preso al volo l'occasione del centenario per dire che cosa? Per dire, si parla di un pensiero che occupa un posto fondamentale nella cultura dell'umanità. E questo è importante perché la scienza, vedete, di solito è considerata come un aspetto a parte. Non parliamo delle difficoltà che gli studenti trovano nelle scuole superiori e anche all'università, ma sembra sempre, diciamo così, un pensiero troppo formalizzato. Tant'è vero che nella scienza si parla di teoria, diciamo, scientifica formalizzata matematicamente. Ma questo pensiero qua percorre, attraversa tutti, è, diciamo così, 2500 anni della radice, diciamo così, andando alle radici della civiltà occidentale al pensiero, rifacendosi, cioè a che cosa? Rifacendosi al pensiero greco classico, a partire da Talete, a partire da Socrate, perché il discorso scritto proprio in parole e non in formule, anche questo termine formule, poi finisco, non preoccupate, formule è un termine fuorviante, perché la matematica non è fatta di formule, la matematica è un linguaggio altamente sintetico, altamente formalizzato, ma alla cui costruzione hanno partecipato nell'arco dei 2500 anni i più grandi pensatori in vari campi. E vedete che stasera noi facciamo un riferimento storico, un punto fondamentale. Nell'articolo che vi dicevo prima, del maggio del 1979, tra parentesi, perché è stato pubblicato dalla rivista Le Scienze, perché nel 1979 era la celebrazione della nascita di Albert Einstein. Allora sia nella redazione delle scienze è andata a ripescare questo articolo che è fondamentale del suo percorso, io lo chiamo percorso culturale e sociale. È fondamentale perché dice come la pensa e dice anche e evidenzia qual è la parte invece che è stata oramai trascurata da almeno un cinquantennio. E questa, personalmente, anche se io non sono un professionista, non opero, diciamo così, all'interno della ricerca, però posso dire modestamente il mio parere, personalmente non è una cosa bella dal punto di vista culturale e dal punto di vista in particolare
della teoria scientifica formalizzata. E comunque avremo occasione di riprendere, perché in queste conferenze si parlerà anche dell'importanza della bellezza nel percorso del pensiero scientifico. In questo caso si dice impropriamente, ma oramai è usuale da decenni chiamarlo così, del cosiddetto pensiero scientifico o appartenente alle scienze esatte, che è una terminologia logicamente coerente, però insomma anche nel linguaggio comune non è che dobbiamo proprio essere rigorosi. E il professor Alfredo Marzocchi, che presso la facoltà di matematica e fisica della Cattolica, è stato gentilissimo a darci la sua disponibilità con la sua grande competenza. Tu operi nel campo della fisica matematica, si può dire così, no? Ecco, noi poi ci conosciamo da tempo, è stato anche uno dei fondatori della sezione scientifica della Fondazione Trebeschi di Brescia e ci dà, diciamo così, la possibilità di percorrere, di iniziare questo percorso e oltretutto anche un'esperienza notevole, perché spesso viene, quando può, viene, diciamo, si rende disponibile per parlare appunto della divulgazione scientifica e culturale nelle scuole. A lui cedo la parola, grazie. Un applauso. Allora, avete usato il microfono perché volete registrare, quindi va bene, mi piego. Allora, vabbè, bisogna fare un po' di distinguo. Dopo una presentazione di questo genere, vabbè, qualcosina bisogna dire. Dunque, la prima è che io non sono un esperto di relatività. Io mi occupo di meccanica classica e quello che vi voglio far vedere stasera è più legato alla meccanica classica che non alla meccanica relativistica, anche se naturalmente i confronti verranno fatti. Non è un discorso di tipo polemico, è giusta una, è giusta l'altra, non se ne parla nemmeno, è chiaro che la relatività è più precisa della meccanica classica. Però il discorso che voglio affrontare io, che il messaggio che voglio dire io, è una cosa forse un pochino sottaciuta in questi anni, e cioè che tra i tanti meriti di Einstein, diciamo quelli culturali che sono stati richiamati, che verranno richiamati, ce n'è uno forse un po' trascurato, e cioè che Einstein ha fatto del bene anche alla meccanica classica, non ha fatto del bene soltanto alla fisica in generale, introducendo una teoria nuova, più precisa e anche logicamente più coerente. Ha fatto del bene alla meccanica classica perché dopo la relatività, in particolare dopo la relatività ristretta, ci si è resi conto che anche la meccanica classica può essere dotata di una struttura simile, naturalmente non uguale, perché non è la stessa cosa, ma che la rende in un certo senso più elegante. E quindi, diciamo, si riesce a recuperare dell'eredità di Einstein, no? Come è stato un titolo di un famoso ciclo libro di conferenze, libro di tanti anni fa, anche nella meccanica classica, che naturalmente non è superata, no? Chi pensa che la meccanica classica sia superata si rende subito conto che se vuole andare a calcolare la velocità di un autobus col moto di un autobus, mica deve applicare la relatività, perché vengono fuori delle imprecisioni rispetto alla meccanica relativistica che sono, non si riescono a misurare. Il caso relativistico funziona in situazioni estreme e solo lì la meccanica classica non funziona. E quindi, vabbè, allora da questo punto di vista, quello che voglio, ecco, quindi il mio intervento di stasera è in un certo senso pre-relativistico, nel senso che parleremo un po' di meccanica classica, cercheremo di ricordarci com'era o come ce l'hanno insegnata a scuola la meccanica classica, ma anche in un certo senso post-relativistico, perché dopo la relatività e anche la relatività generale, tanti matematici si sono messi a cercare di capire di come poteva essere rielaborata anche la meccanica classica, e si sono accorti, in particolare matematici famosi come Poincaré, Cartan, hanno visto che, non è che facciamo queste robe qua, hanno visto che comunque ci sono dei concetti comuni e che anche la meccanica classica può avere un fondamento. Ecco perché io ho detto come Newton avrebbe digerito, avrebbe se fosse vissuto dopo, no? Perché si sarebbe scocciato un sacco, avrebbe detto no, ma come?
la mia meccanica l'hai buttata via così, però invece c'è molto da recuperare e secondo me dobbiamo dire grazie a Einstein. Dopo, allora, su quello che ha detto Gianluigi, io sono completamente d'accordo e non conosco fino in fondo la questione delle teorie che Einstein ha sviluppato negli ultimi anni, negli ultimi tanti della sua vita. Ecco, su una cosa io invece modestamente dissento, nel senso che se noi chiamiamo Einstein uno scienziato e basta, facciamo del bene al concetto di scienziato, perché secondo me Einstein è il prototipo dello scienziato, non dello scienziato filosofo, dello scienziato, della persona che con la sua, col suo ingegno, con le sue idee ha mosso qualcosa anche al di fuori del mondo scientifico. Secondo me questi sono i veri grandi scienziati. Certo, sono anche filosofi, però secondo me Einstein, vabbè, come filosofo io non me ne intendo, non credo che sia stato altrettanto importante come filosofo che come scienziato. Lui mi piace pensarlo come scienziato e basta. Comunque vabbè, non è questo il punto. Ultima cosa prima di partire. Allora, è un mio limite intrinseco, io non riesco più da vari anni a fare le conferenze serie. Io ho capito che questa è la versione per adulti del ciclo che abbiamo avuto al mattino e al pomeriggio. State tranquilli, per adulti non c'è niente di hard, tutto tranquillo, non c'è nessun problema, anche se ci sono via cattolica, cosa mi fa bene. Però ecco, dovete avere pazienza, ma io se non cerco di fare un po' lo stupido non mi diverto abbastanza, quindi il cosa è abbastanza leggero in questo senso qua. Comunque vi prego, se avete poi delle cose che non capite nel prosieguo, magari perché ci sono un po' di piccoli formalismi, ma piccoli veramente, fermatevi, non c'è problema e ne parliamo anche subito, se questo rischia di non farvi andare avanti. Allora, cominciamo. Dunque, quindi, invarianza meccanica classica. Allora, uno dei, come si dice, delle pene del contrappasso della relatività è quella che si è beccata la storia, che gli ignorantoni dicono, ah sì, nella relatività si dice che tutto è relativo, che è la più grande scienza che si possa affermare circa la relatività, no? Ma noi lo sappiamo, da questo punto di vista tanti filosofi hanno dovuto passare queste forche caudite. Dici Parmenide, Parmenide è quello che diceva che l'essere è e non essere non è. Cartesio acqua, Cartesio quello del codice dello sum. Perché? Perché quando uno non si ricorda le cose, cioè si attacca a delle minuzie che non sono minimamente rappresentative, dicono la lettera e si appiccica l'etichetta. Purtroppo alla relatività si è appiccicata ma non dico l'uomo della strada, perché l'uomo della strada è anche molto più preparato, secondo me, della media, e proprio per quelli che non capiscono niente, la relatività è quella in cui si afferma che tutto è relativo. Allora, ovviamente non è così, quello è il relativismo, è una cosa diversa, il relativismo vuol dire tutti abbiamo ragione perché tutti la pensiamo in modo diverso e quindi non si riesce a stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato, e con la relatività non c'entra niente, anzi, potrà avere tanti difetti, è più complicata, è magari non intuitiva, anche se invece se uno ragiona in maniera un po' logica lo è, però sicuramente non si può dire che ha il difetto che dice che tutto è relativo, perché è proprio il contrario, cioè Einstein è proprio partito dall'idea che ci sono delle cose assolute, delle cose che non sono relative, che non dipendono da come uno le va a guardare. E secondo me, sulla base di questo, e principalmente di questo, Einstein ha costruito il suo percorso logico che gli ha permesso di trovare quello che ha trovato. E ci tengo a dire che soprattutto la relatività ristretta è stato un percorso logico, cioè non è che Einstein ha fatto grandi esperimenti, non li poteva fare, le imprecisioni sarebbero state, le discrepanze sarebbero state piccolissime. Einstein si è rimesso a pensare che cosa vuol dire effettivamente misurare delle quantità cinematiche, e tenendo presente una cosa importante che, va bene, poi adesso io lo faccio breve perché poi nelle varie conferenze che si susseguiranno le cose verranno analizzate molto più a fondo anche dal punto di vista formale. Allora, cosa dice il nostro Einstein? Che nella relatività ci sono delle quantità invarianti. Invarianti vuol dire che sono uguali per tutti. Io ai miei studenti dico sempre, guarda, la meccanica è come l'analisi con dentro l'uomo. Perché nell'analisi tu hai le funzioni, i limiti, gli integrali, però quelli lì sono tutti lì, no? Sono tutti lì per aria, e invece quando ragioni della meccanica, il prima o poi salta fuori l'osservatore.
c'è l'uomo, in fin dei conti, no? Ma non l'uomo nel senso l'uomo con la U maiuscola, no, nel senso che bisogna far entrare da qualche parte, oppure come a volte dicono i fisici, il laboratorio, che a lui piace, non ci piace, gli piace il laboratorio, lo dicono il laboratorio, però di solito diciamo, si sente nell'osservatorio. Allora, questa cosa qui degli osservatori caratterizza la meccanica rispetto a una teoria puramente analitica. È chiaro che si può matematizzare, si può fare in modo di dire che certi numeri o certi insiemi di numeri si chiamano osservatore, è un po' riduttivo, poverino, perché chiaro che il significato era diverso, però di sotto sotto c'è il fatto che quando noi facciamo l'analisi, teoricamente, o la possiamo tenere, teoricamente ce la possiamo anche tenere per noi, di là che bella, la costruzione, questa qui ci fa così, tira, molla, trambala, viene fuori. Quando vogliamo fare della fisica, è inevitabile che dobbiamo raccontare a qualcuno qualcosa, che noi dobbiamo comunicare quello che abbiamo osservato, quello che abbiamo misurato. E nel momento in cui noi comunichiamo, dobbiamo metterci d'accordo su certe cose. Certe cose sono uguali per tutti, sono assolute, certe altre no. E bisogna capire però come non lo sono. Certe cose è giusto che cambino, certe altre è giusto che non cambino. Allora, una di quelle che non cambiano, secondo Einstein, è la velocità della luce. Ma perché? Lo sapete sicuramente. La velocità della luce non cambia, io adesso vi dico la verità, non è che la so la storia fino in fondo, no, c'è chi dice, ah, c'è un esperimento famoso, un interferometro, per cui si vede che in realtà se sommi alla luce una velocità o non la sommi non cambia niente. Però secondo me, io preferisco pensare, poi gli storici della relatività me lo spiegheranno meglio, io preferisco pensare che Einstein abbia avuto l'idea che la velocità della luce fosse invariante guardando le leggi dell'elettromagnetismo. Perché, diciamo, una trentina d'anni prima della fine dell'Ottocento, il fisico inglese Maxwell scrive, per la prima volta nell'umanità, una cosa straordinaria, una cosa stratosferica, scrive le leggi dell'elettromagnetismo. In queste equazioni, in queste leggi fisiche espresse matematicamente, salta fuori che ci sono due costanti, una legata a come si comporta, diciamo così, il campo elettrico e una legata a come si comporta, diciamo così, il campo magnetico, le quali entrano nell'equazione con il prodotto, e questo oggetto qua, radice di questo prodotto, ha le dimensioni di una velocità e si rivela essere uguale, più o meno, alla velocità che gli astronomi avevano osservato della luce. Per cui Maxwell dice, ah guarda, forse la luce è una onda elettromagnetica. Questa è stata una delle scoperte più strepitose di tutta la fisica di sempre. Per essere riusciti a capire che la luce è un'onda elettromagnetica, cioè fatta di campo elettrico e campo magnetico che variano e che si muove con questa velocità qua. Dice, vabbè, e allora cosa c'entra Einstein, cosa c'entra la relatività? Il punto è che queste equazioni qua, se uno le vuole scrivere per un osservatore che si muove, fanno schifo, cioè diventano brutte, ma brutte nel senso estetico, cioè sono semplici quando tu sei fermo e le guardi. Se tu invece ti metti nella condizione di dire, ma io adesso mi metto in movimento, per esempio con la velocità costante, e mi scrivo le equazioni dell'elettromagnetismo, queste, dico, fanno schifo, diventano brutte, diventano non simmetriche in una maniera strana. E a me piace pensare che Einstein abbia detto no, non possono, queste cose così belle come le equazioni dell'elettromagnetismo non possono diventare brutte. Quella quantità che c'è dentro lì, quella quantità che è venuta a essere la velocità della luce, deve andare bene per tutti. Però questo ha delle conseguenze, ha delle conseguenze grosse, ok? Però, diciamo, se vogliamo interpretare la relatività da un punto di vista estetico, come si diceva prima, questa è sicuramente una delle grandi motivazioni, cioè di dire quelle equazioni lì devono mantenere la loro forma quando anche un oggetto, un osservatore è in movimento. E questo implica che quelle che erano le famose trasformazioni di Galileo, che spiegano come si fa a osservare il mondo da un riferimento mobile, va bene, non vanno bene. Allora, su Galileo
si è detto di tutto di più. Galileo è stato un grande scienziato, però sicuramente, secondo me, da questo punto di vista non va paragonato a Einstein, non va accostato, non che non debba essere paragonato, si può benissimo paragonare, era una persona intelligentissima di un acume, no, però non è, secondo me, nella linea di pensiero della relatività. Semmai Galileo ha fondato la scienza moderna perché ha cominciato a capire che per dedurre le leggi fisiche bisognava fare le misure, non bisognava inventarsi le cose in testa e dire sì, quello lì è bello e quindi è giusto, no, bisognava anche fare le misure. Einstein poverino non le poteva fare, ha ragionato in un certo senso anti-galileanamente, perché ha detto quella roba è bella, quindi è giusta, va bene, e gli è andata bene, ok, però dopo anche ha ragionato molto finamente. Invece, dal punto di vista della relatività, certo, Galileo ha annunciato il principio di relatività galileana, che è importante sicuramente, è stato non è certo stata la sua scoperta più importante, e probabilmente per lui, e probabilmente era anche già in un certo senso nota. Galileo era un tipino, diciamo, noi viene descritto come uno dei più grandi pensatori, degli scienziati dell'umanità, però, non so se lo sapete, ma Galileo faceva gli oroscopi, se diceva te sei sagittario, ascendente, cosa, allora il tuo oroscopo è questo qua. Ah, diceva sì, però lui lo faceva per guadagnare, cioè lui li vendeva gli oroscopi Galileo, va bene? Giusto? Vero. Però ha fatto anche quello per sé e per i suoi figli. Ecco, va bene, d'accordo? Quindi Galileo era un tipino. Quindi tra le tante cose che ha detto, comunque, ha messo in evidenza per primo il fatto che se uno si muove in moto rettilineo uniforme, le leggi della dinamica sembrano devono apparire le stesse. No? C'è il famoso esempio in cui uno se ti trovi nella nave e questa si mette a muovere o si muove, tu non ti accorgi se sei fermo o no. Non hai modo proprio di farlo, eh? Non c'è modo, e questo è inizio un pochino il discorso relativistico. C'è una invarianza su qualche cosa. Ecco, cosa vuol dire invariante? Invariante vuol dire è assoluto, quindi non relativo, proprio il contrario di quando si dice ah sì, tutto è relativo. No, ma cavolo che tutto è relativo, anzi, la relatività è basata sulle cose assolute. Ecco. Quindi la velocità della luce è una quantità uguale per tutti gli osservatori. Ecco, perché in meccanica, come si diceva, ci sono gli osservatori, quindi ho rappresentato gli osservatori delle Nazioni Unite, che ovviamente non c'è molto gruppo con gli osservatori che non intendo, però così no? Ci divertiamo un attimino. Allora, come fare a far entrare nella meccanica, nella fisica, gli osservatori? Cioè, posso dire c'è Tizio, c'è Maria, c'è Gian Piero, c'è Pino, no, cioè bisogna capire che cosa loro sono, e in questo modo, diciamo, come si dice ogni tanto, bisogna coordinare le loro misure, coordinare le loro osservazioni. Benissimo. Allora, intanto, il problema dell'invarianza potrebbe sembrare banale, perché la prima cosa che è facile dire che è invariante è un numero. I fisici chiamano uno scalare, io ho messo uno scalare ovviamente che non c'entra niente con la cosa. Allora è facile dire quando è che un numero è invariante. Facile, se per me è 3, per lei deve essere 3, per lui deve essere 3, per l'altro deve essere 3, per tutti deve essere 3. Come per esempio il valore della velocità della luce. Questo è facile dire che è invariante, quindi che non è dipendente dall'osservatore. Quindi questo, diciamo, qui non ci sono problemi. Però, siccome questo oggetto qua è una velocità, si vede subito che saltano fuori dei pasticci. I pasticci che si diceva, questo non è un problema, o quasi, perché è noto che se uno ci pensa un attimo e dice aspetta un momento, ma se questo oggetto qua è veramente un invariante, è un invariante. Se io sto fermo e sparo il mio raggio di luce con laser, questo qua è velocità della luce. E se uno sta fermo e manda la sua luce, anche lui osserva la velocità della luce. Però la cosa interessante è che se tra gli osservatori ammessi ci sono anche quelli di moto, ci sono anche quelli di moto rettilineo uniforme, salta fuori che quando io lancio un segnale con la mia cosa, anche se mi muovo, voi che state fermi non misurate la velocità del segnale più la velocità mia, ma osservate di nuovo la velocità del segnale, la velocità della luce. Quindi le velocità non si sommano. Quando c'è di mezzo la velocità della luce, ma in realtà non si sommano mai, secondo i conti che ha fatto Einstein. Perché altrimenti,
cadremmo nel problema di prima, cioè che la velocità della luce non sarebbe un'invarianza, allora perché se io corro e lancio il mio raggio laser, questo raggio laser che invece per me ha tutti i diritti di avere velocità della luce, ma anche per voi che siete fermi, deve essere quella costante che c'è dentro nell'equazione dell'elettromagnetismo, deve essere uguale a C. Quindi ci sono dei problemi, anche dal punto di vista dello scalare. Però i veri problemi nascono adesso ne hai già dette abbastanza cavolate nella teoria della relatività, della meccanica classica. Secondo voi ci sono degli invarianti anche in meccanica classica? Ci sono delle cose che sono uguali per tutti gli osservatori, magari delle quantità scalari, delle quantità numeriche. Ma certo che ce ne sono tante. Per esempio la lunghezza. In meccanica classica la lunghezza di un segmento è invariante, eccolo lì, vedete, ho lanciato un bastone. Quando voi lanciate il bastone, vabbè, il cane non ci pensa quanto è lungo che è un invariante, la velocità della luce non ci pensa, però voi magari sì, e dite, ma il bastone, quando io lo lancio e lui gira, ma è sempre lungo uguale? E viene da dire sì. Infatti, una delle caratteristiche della meccanica classica è proprio questo, che la lunghezza di un segmento è un invariante, va bene? Se voi cercate di misurarlo in qualche modo, e siete in meccanica classica, meglio, se vogliamo dirla giusta, quando costruite la meccanica classica come l'ha fatta Newton, in qualche modo, da qualche parte, dite che la lunghezza di un segmento è un invariante. Ecco, un invariante numerico. Anche la distanza che percorso un oggetto è un invariante, no? A meno che non ci mettiamo in movimento. Ma torniamo al bastone. Allora, per esempio, la posizione del bastone, non la lunghezza, la posizione, cioè il punto in cui si trova, è un invariante secondo voi? No, perché diciamo, se il bastone, se io lancio il bastone e colpisco la luce dell'emergenza, oltre poi a sentire su dal custode, è chiaro che per me questo si trova in una certa direzione, per voi si trova in una certa altra, il vettore che individua la posizione del punto dove succede l'oggetto è diversa da me a voi, e anzi è giusto che sia diversa. Ok? Quando io guardo, non so, una stella da posizioni diverse, un oggetto lontano da posizioni diverse, lo vedo con degli angoli diversi rispetto allo stesso riferimento, no? E quindi, per esempio, se io per individuare la posizione del bastone uso degli angoli, questi dipendono da dove io mi piazzo. Se sono lì che sto facendo il bagno e il bastone mi arriva addosso, io lo vedrò da un angolo diverso di quando io invece lo lancio perché il cane vada a riprendere. E quindi osservatori diversi misureranno angoli diversi. Dice, ma allora perché la lunghezza è un invariante scalare e la posizione non è un invariante? Per un motivo drammaticamente triste, cioè che la posizione, che poi non è vero, ma va bene, che al nostro non vogliamo farla complicata, la posizione è un vettore. Cioè, per indicare la posizione non basta dire il bastone si trova a 5 metri di distanza. Se io dico che il bastone trova, se io dico al mio cane guarda che il bastone si trova a 5 metri di distanza, mi dice io dove vado? Perché a 5 metri di distanza ci sono tanti punti. Invece lui guarda in una direzione ben precisa, guarda in un angolo ben preciso e quindi ha non solo una lunghezza, ma c'è anche una direzione che sarebbe la retta e poi c'è anche un verso, nel senso che è quello che dice da me, poi dall'origine fino al punto o dal punto fino all'origine, comunque le cose sono diverse. Avete capito che cosa stiamo cercando di tirare in ballo? Una di queste cose che hanno angosciato probabilmente quando abbiamo studiato a scuola, che sono i vettori. I vettori. Le frecce. I vettori sono le frecce. Perché i vettori sono le frecce? Perché i vettori si disegnano con la freccia? Ma chi l'ha detto? Perché la freccia? Possiamo rappresentare la quantità vettoriale con qualcosa di diverso da una freccia? Sì, certo, per esempio una torcia. No? Allora, l'intensità è l'intensità del raggio. E la direzione è la direzione del raggio e il verso è quello che ti dice se sta uscendo o entrando. Quindi io potrei fare, disegnare un vettore non con la freccia, semplicemente con una sorgente luminosa, ma io potrei disegnare un vettore anche con una retta intera, non una semiretta.
una rete orientata, quindi io gli do un orientamento, e poi per dire la tingo di rosso, di giallo, di verde per rappresentare l'intensità, di modo che, non so, l'intensità corrisponde alla frequenza della luce, del colore. Quindi non è mica detto che i vettori devono essere fatti con le frecce. È una rappresentazione che usiamo noi. È un po' come quando scriviamo l'otto e uno ti dice, ma cosa sono quei due cerchiolini uno sopra l'altro, ti dice il bambino. Sì, quello è l'otto. Hai voglia di dirgli, no, guarda che quello non è l'otto. Quella è la rappresentazione grafica della cifra 8. E dopo, vabbè, a questo punto lui va, cioè, sviene, naturalmente, però a ben vedere le cose stanno così. Se noi vogliamo dare un significato ai simboli e un significato ai significati, sono due cose diverse. E il discorso della freccia è lo stesso. Tra l'altro, e vabbè, qui arriva la parte più didattica, nel senso che la freccia è comoda per molti versi, vabbè, va tutta scontata, perché nasce probabilmente dal fatto che le azioni meccaniche, tipicamente le forze, nell'antichità erano quelle dello spingere e del tirare. Quindi spingi il mulo, tira il mulo, spingi la pietra, tira la pietra. Queste hanno intrinsecamente un'idea di azione, e probabilmente la freccia così è qualcosa che graficamente ti dà l'idea di questa, di questo agire. Però, insomma, ripeto, che siano delle frecce non è detto. In altri casi, conosciamo tutti, ci sono delle frecce che non significano delle forze, per esempio basta guardare i cartelli stradali, nei cartelli stradali le frecce individuano la velocità. Tra l'altro, non stiamo a menare più di tanto, a rigore matematico le velocità sono vettori, le forze sono imparentate con i vettori, ma non vogliamo andare a perché comunque quello che interessa è che hanno sempre modo di direzione verso, si comportano con la famosa regola del parallelogramma, tutto quanto abbiamo imparato. Ecco, per esempio, si può fare altrimenti con un laser o una torcia, e il concetto di vettore adesso arriva il triste, no? Perché quando tu vuoi, c'hai il tuo bel vettore e vuoi in qualche modo farci dei punti sopra, la prima cosa che viene fatta è quello di fare delle componenti. Cosa vuol dire fare componenti? Vuol dire disegnare delle direzioni di riferimento, per esempio due assi perpendicolari, e cominciare a misurare la proiezione del vettore su questi assi. Perché così io posso dire, la componente orizzontale è 5, la componente verticale è 3, e in questo modo con 5 e 3 io ricostruisco il vettore, ricostruisco la freccia. Perfetto. Il male c'è? È pericolosissimo. È pericolosissimo perché queste componenti qui non sono degli invarianti. Cioè, quando voi scegliete di disegnare un vettore e di individuarlo con delle proiezioni rispetto a delle direzioni, queste proiezioni dipendono dalle direzioni che voi avete scelto. E quindi quello che si chiama il riferimento. E quindi è giusto che lo stesso vettore osservato da riferimenti diversi abbia componenti diverse. E quindi quelle quantità lì non sono delle invarianti. Anzi, è giusto che non siano delle invarianti. Ecco qua, vedete che avevo messo tre ragazze che invece loro stanno guardando i gioielli, ovviamente, ma qui ci ho disegnato il vettore per dire, guarda, questi sono tre riferimenti diversi e loro, quando proietteranno il vettore V, che non è del quale non viene può fregare meno, però va bene, per farci capire, osserveranno delle componenti diverse. Osserveranno delle componenti diverse e quindi queste non sono invarianti. Allora il problema è, ma momento, se io ho una quantità vettoriale, come faccio a dire che è invariante? Non posso dire no, questa ha sempre componenti 1 e 1, ma no, non va bene, perché quando io mi giro, in qualche modo osservo delle componenti diverse. E quindi io devo spiegare, in qualche modo, come sono collegate tra di loro le componenti, perché, bastone arrivato, perché queste diano origine a una quantità diversa. Quindi le componenti della freccia sono diverse, perché loro osservano direzioni diverse, e quindi misureranno determinate cose. Però guardate, uno dice, ho capito, il vettore è fatto con le componenti, quindi fatto con i numeri. Allora adesso prendiamo un gas, mitico gas, perfetto, pressione, volume, temperatura, track. Allora uno potrebbe chiedersi, ma aspetta un attimo, se io misuro la pressione, il volume e la temperatura del gas, mi vengono tre numeri. Guarda caso, sono tre come le componenti di un vettore. Poi vabbè, se volete far finta che, se volete che siano due, mettete la temperatura costante, buonanotte, e ne avete due. Non è questo il punto.
Allora mi viene da dire, tra l'altro questo in matematica purtroppo tragicamente, drammaticamente si fa, le coppie o le terne di numeri si chiamano anche loro vettori, ahimè, ahimè. E allora uno si può dire, allora questa è una quantità che ha tre numeri, no? Pressione, volume, temperatura, è un vettore. E invece no. Invece no, perché se le ragazze guardano il gas, stavolta io ci ho messo il fuoco, se guardano il gas, non è che a seconda di come sono inclinate misurano pressione, volume e temperature diverse, ma misurano sempre la stessa. Perché quello, questa terna di pressione, volume e temperatura, non è un vettore. E è fatto di tre quantità invarianti, certo? P è invariante perché la pressione per me, per lei è uguale, V è invariante, così via anche la temperatura, però facendo le componenti non viene un vettore. È un vettore nel senso algebrico del termine, ma non nel senso fisico. E questo è origine di tantissimi casini, perché quando la gente usa la stessa parola per significati diversi, in matematica è la fine, è un dramma, oppure bisogna sempre continuare. Ecco, allora, poi ci sono tanti vettori diversi. Per esempio, guardate, lo spostamento, che è un vettore soltanto perché siamo in uno spazio euclideo, per chi se ne intende, è diverso dalla forza. E questa è una delle cose che a me mi fa sempre un po' imbestialire, perché dice, ma scusa, c'è la regola del parallelogramma, delle forze o degli spostamenti. Ecco, io non posso fare due spostamenti così. Cioè, cosa vuol dire? Io vado in due direzioni diverse, io vado un po' di qua e un po' di là. C'era quello che erano attaccato ai cavalli da una parte e dall'altra, ha fatto una brutta fine. Non è così che si compongono gli spostamenti. Gli spostamenti si compongono soltanto prima ne fai uno e poi ne fai un altro. E alla fine, se ti accorgi che sei finito, ti vedi e dici, ah, è come se avessi fatto la regola del parallelogramma, ma solo dopo, non mentre la stai percorrendo. Invece le forze non puoi spingere per un po', e puoi spingere per un po', no? Perché qua accelera e allora magari poi ti porta in un posto che non corrisponde alla parallelogramma delle forze. Per ottenere il parallelogramma delle forze devi tirare contemporaneamente. E il fatto che esca la regola del parallelogramma non è mica scontato, eh? Non è scontato per niente, perché è un fatto sperimentale. Cioè c'è un esperimento che dice, guarda, che se tu tiri così e tiri cosà, questo equivale a tirare così. E questo è il motivo per cui la forza è un vettore. Perché di per sé non ha niente a che spartire con le posizioni delle velocità, non ha niente. La forza è un vettore perché si comporta come un vettore quando si sovrappone con i fisici, no? Quando si fanno due vettori contemporanei. Dice, ma che te frega tutta questa roba? No, perché vogliamo parlare dei vettori. Perché l'invarianza volevamo parlare. L'invarianza vettoriale è più complicata. Per esempio, in geometria, discorso del bastone, no? Se abbiamo due segmenti congruenti, va bene, allora uno si può portare nell'altro rototraslando. Cosa vuol dire? Vuol dire, è una brutta parola per dire che insomma devi girarti un po' e devi traslarti. Quindi pensate al bastone, il bastone che sta girando, al cane che sta cercando di prenderlo, in quel momento, in qualunque posizione vi fissate, rispetto a quando l'avete lanciato, potete spostare il bastone semplicemente così, traslandolo senza cambiare gli angoli, poi quando siete arrivati nel punto in cui si trova, cambiate gli angoli e lo potete porre esattamente nel punto in cui si trova, naturalmente istante per istante. Quindi è questa composizione di movimenti, la traslazione così e la rotazione sul posto, si chiama rototraslazione, come volete che si chiami, si potrebbe chiamare traslo rotazione, la chiamata rototraslazione. Va bene? Quindi, oltretutto, se faccio l'infingardo col cane, cioè invece di lanciare il bastone me lo faccio girare in mano, così, no? In realtà, cioè, se c'è un punto che resta sempre fermo, non c'è neanche bisogno della traslazione, basta una rotazione. Su questo torniamo dopo, perché volevo farvi vedere una cosa alla fine. Vabbè, allora, torniamo alle nostre componenti. Vi ho detto, io ho delle quantità vettoriali, voglio dire che rappresentano la stessa quantità fisica, stiamo facendo meccanica classica, tranquillamente, a questo livello. Allora, di queste componenti, che cosa posso salvare? Beh, dico, certo,
le componenti in sé cambiano, giusto? Perché quando io mi giro, mi sposto, traslo, vedo dei numeri diversi. Ma c'è qualcosa che rimane uguale, c'è qualcosa che rimane invariante, vediamo. Allora, per esempio, è chiaro che ogni singola componente non è invariante, l'ho appena finito di dire che le ragazze non si girano, non vedono riflettore, è diverso, e non so. Però magari ci possono essere delle combinazioni di componenti. Allora, vediamo. Quindi, se qualcosa deve essere invariante, è chiaro che deve essere invariante rispetto anche alle lettere. Cioè, non è che non può essere una cosa che in cui... Ma può essere la prima componente più 5 volte la seconda. Perché sennò la prima dice, ma perché lei 5 volte e io no? Beh, perché che sia la prima e la seconda l'abbiamo deciso noi. Poteva essere prima la seconda e seconda la prima. Per cui, quando scambi x, y e z, per dire, la cosa deve essere invariata. Quindi deve essere una cosa simmetrica, no? Deve essere un'espressione in cui non puoi privilegiare l'1, il 2, il 3, l'x, y, z. Ma dice, vabbè, è già questo comincia a piacere. Allora, per esempio, e quindi se le scambio rimane uguale, allora che cosa c'è? Mi sa tanto di, cioè, mi ricordo un po' la mitica proprietà commutativa, no? Se io scambio qualcosa rimane uguale. Allora, per esempio, potremmo dire la somma. Allora, se io ho un vettore osservato da due osservatori diversi, la somma delle componenti è un invariante? Vediamo. E questa è la più semplice espressione simmetrica. Dopo c'è il prodotto. Ma il prodotto è un po' uno schifo perché cambia la dimensione, no? Cioè, se fai il prodotto di metri al secondo, viene metri qua nel secondo quarto, non è molto simpatico. Però vabbè. Allora, vediamo, è invariante questa espressione qua? No. No, perché qua, se io prendo il vettore così, e poi questi assi di giro di 180 gradi, le componenti diventano, cambiano segno tutte e due. Disastro. Disastro. Perché allora vuol dire che l'osservatore tizio, questo, osserva le componenti positive e la somma è positiva, l'osservatore Caio, questo, le osserva tutte e due negative e quindi viene, la somma viene negativa. Quindi non è un la somma non va bene. Non va bene. Allora la somma cambia, quindi la somma non è un invariante. Il prodotto disastro, sfacelo, perché se uno fa una rotazione di 90 il prodotto salta completamente perché una componente diventa 0 e si macera tutto, va bene? E neanche la somma dei valori assoluti più si può fare la prova. Allora, però capite che qui entra in gioco la geometria, siccome e qui entra in gioco il vantaggio che del fatto che il vettore è rappresentato con qualcosa che assomiglia a un segmento. Ma non è un segmento, il vettore non è un segmento, la forza non è un segmento. C'è dentro qualcosa che assomiglia a un segmento, che è il suo modulo. Infatti, se andate a fare il conto, questo oggetto qua, cioè la somma dei quadrati delle componenti, tac, quella è sempre invariante. Perché? Perché è qualcosa che il vettore si porta con sé quando ti giri a osservarlo. Ok? Quindi vedete che anche in meccanica classica c'è una nozione abituale di invarianza, che è quella collegata alle quantità vettoriali. Dice, ma che c'entra la relatività? Allora, vabbè sì, questa è una menata, quindi, ok. Allora, il senso di questo discorsetto qua è, guarda, se tu vuoi guardare la parte geometrica di un vettore, di una quantità, questa ha un invariante naturale, che è il modulo, la lunghezza, poi alla fine c'è solo quello, ok? Poi in realtà una cosa analoga succede col tempo. Adesso mettiamoci in un altro discorso, molto più terra a terra, e che è la misura del tempo. Domanda: c'è un invariante legato anche al tempo? Magari classica, Newton e tutti quei signori. E certo, perché è quello che si potrebbe chiamare la durata. Allora, a Roma non c'è lo stesso tempo meteorologico che c'è in Brasile, a Rio de Janeiro. Però la partita di calcio dura 90 minuti sia a Roma che al Maracanã. E quindi la differenza degli istanti deve rimanere invariata. Cioè io quando cambio il fuso, cosa faccio? Aggiungo una quantità costante, ma le differenze di tempi, di istanti diversi, non possono cambiare.
E questo è tipico, è una sorta di lunghezza, no? È come la lunghezza unidimensionale. Dopo, vabbè, ci puoi fare il valore assoluto perché non vuoi considerare, devi dire chi è quello prima e chi è quello dopo, e dopo la durata diventa di segno positivo. Questo è l'invariante naturale legato al tempo, la durata. E questo si capisce benissimo, si spiega benissimo, e dice, oh, guarda, quando tu prendi un volo e vai in Brasile, devi portare avanti l'orologio di, che non so, indietro di 4 ore, perché lei dice, ma quando la partita dura uguale, si dura sempre 90 minuti, stai tranquillo, perché è la differenza tra il 4 ore che è sommato alla fine, il 4 ore che è sommato all'inizio, e viene fuori uguale. Perché questo è un invariante. È un invariante, ma chi lo dice che è un invariante? Lo dice Newton. Ma forse non l'ha detto neanche, era così intuitivo pensare, è così intuitivo pensare che la durata della partita è lo stessa, ed è anche che la durata della partita sia la stessa quando ti muovi. Ecco, questa è una delle cose che mi fanno un po' specie. Nella relatività, sui libri cosiddetti divulgativi, che cercano di farla facile, no? C'è questo fatto che nella relatività, in particolare quella ristretta, gli intervalli di tempo invece non sono invarianti, non sono invarianti, cioè il tempo varia a seconda dell'osservatore. Ma non solo il tempo, anche la lunghezza. Cioè, quello che abbiamo visto finora vale in meccanica classica, si solito, cioè si assume valido in meccanica classica, non è vero in meccanica relativistica. Però, me lo dite voi, come si fa a misurare la lunghezza di un autobus mentre si muove? Cioè, non è facile, perché non puoi rincorrerlo col metro, perché se lo rincorri col metro non va bene, non viene mica diverso. Se tu ci salti sopra, no, ci salto sopra e lo misuro, no, non va bene. Misurare la lunghezza di un oggetto in movimento non è mica semplice, bisogna usare delle fotocellule, altrimenti non viene. Ah beh, ma allora certo, non è banale. Invece a volte viene scritto, ah sì sì, perché guarda, ti faccio vedere come si fa e vedi che cambia. No, c'è un concetto di simultaneità, cioè del passaggio del bus nel momento e del punto in cui c'è la fotocellula, che non è mica scontato. Certo, se ci pensi super bene e capisci che questa cosa è legata con la trasmissione del segnale, poi ti rendi conto che potrebbe essere anche diversa. Certo, ma non è scontato, perché Einstein non è che ha inventato una cosa così, di quelle che, ah sì, ma tutti possono capire la relatività. Dipende. Certe cose sono semplici, quando si dice, guarda, le equazioni di Maxwell sono belle e Einstein voleva che fossero belle per tutti. Da questo e da altre considerazioni su come si fanno le misure delle quantità spazio-temporali, risulta che queste devono seguire determinate. Oh, vabbè, qui adesso qui ho scritto semplicemente il fatto che c'è il t-t' primo e vabbè, queste cose le ho. Quindi, ecco, questa è un'affermazione importante. Qui dentro c'è una somiglianza della meccanica classica con la meccanica relativistica, che è stata messa in luce, se volete, facile, ma è stata messa in luce comunque dopo. Cioè, la meccanica classica ha come fondamento il fatto che separatamente si richiede che le lunghezze siano degli invarianti e le durate siano degli invarianti. Invece, in meccanica relativistica non è così. Si fa un'altra scelta. Naturalmente il bello della relatività è che questa scelta è stata motivata sia da ragioni estetiche e anche da una revisione del concetto di misura, no? Ed ecco la quantità è invece nuova, questo che Einstein introduce come nuova quantità invariante, e questo è il modulo del quadrivettore, quindi dell'oggetto spazio-temporale mescolato in un certo modo con un segno meno piazzato lì proprio in maniera furba, e questo qua, vabbè, l'ho messo in dimensione 1, questo può complicare quanto volete, e questa è la parte relativistica. Però vedete che c'è sotto un invariante che mescola lo spazio e il tempo. Perché mescola il tempo? Adesso qui ho fatto aspettate un attimo, ecco, vi faccio vedere prima una figura più tonica. Ecco, una figura che mi piace far vedere è questa qui. Allora, immaginate di avere, questa non è un'idea mia, di avere due specchi, questi qua sono due specchi, ok? E di avere un raggio di luce che rimbalza avanti e indietro, va bene, senza perdere energia. È uno di quegli esperimenti che piaceva Einstein, cioè lui non ha mai fatto uno, li ha solo inventati, no? Cioè, dopo li hanno fatti gli altri. Dice, questa parte qua è un orologio, in un certo senso, tac, 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 la velocità della luce è molto alta, però comunque lo fa in maniera
questo oggetto qua però lo spostate verso l'alto nella direzione della freccia, guarda caso, quindi prendete questo qua, io ce l'ho, o meglio, voi siete lì, se sto fermo vedete il tic tac avanti e indietro, se io mi muovo vi accorgete subito che il mio raggio di luce fa questo scherzo qua, fa questo giro qua, che è inevitabilmente più lungo di quello di prima. Ma Einstein dice no, la velocità della luce deve essere la stessa e quindi se deve fare un percorso più lungo è inevitabile che il tempo deve cambiare. È così che si può motivare la scelta di cambiare anche il tempo. Naturalmente, ripeto, poi chi la sa meglio la spiega, è la quantità finale che si mantiene costante è questa. Vedete, qui ho indicato x' e t', va bene? E la quantità invariante, questa è x quadro meno c quadro t quadro, che diventa, e x' e t' ovviamente rappresenta la quantità misurata dell'osservatore in movimento, in moto, per esempio, trasformatore. Comunque questa è l'equazione, è la novità, è il nuovo invariante, l'invariante relativistico. Però partendo da questo tipo di invariante qua, imponendo che sia anche lui invariante nel senso vettoriale, si cavano fuori più o meno le conseguenze, dico più o meno. Allora, per esempio, qui finisco adesso, poi vi lascio in pace. Questo è carino perché di solito le leggi che regolano xt, x' e t', che sono le cosiddette trasformazioni di Lorentz, sono quelle che Einstein ha preso, già erano note, però Lorentz non aveva ben capito come funzionava la cosa. Ha detto, guarda che sembrerebbe che le equazioni di Maxwell siano invariate per queste trasformazioni qua, però non è arrivato a dire, ah sì sì, no, allora è il tempo che deve cambiare. E invece Einstein ha capito come funziona. Allora, qui è carino perché se voi scrivete questa cosa in maniera così positiva, queste sembrano due moduli di due vettori. Però sono mescolati, vedete, cioè c'è x' qua e qui c'è t, e qua c'è x qua e qui c'è t'. Però a questo punto sembrano due moduli di due vettori, come quel v1 al quadrato che c'era prima più v2 al quadrato, no? Ecco, allora uno potrebbe dire, aspetta un momento, ci sono due vettori ibridi, potremmo chiamarli come le macchine che consumano poco, non so, che sono x ct' e x' ct, che... Ah, dice, ma scusa un attimo, per uno che entra adesso che non sa un tubo di relatività, dice, ah, ho capito, questi qui sono due moduli di due vettori. Ma non c'entra il tempo, la relazione dei numeri. Allora uno potrebbe dire, aspetta un attimo, siccome questi qui condividono l'origine, nel senso che quando c'è 0, 0, 0, 0 va tutto bene, tu lo potrebbe pensare che c'è una rotazione che porta l'uno all'altro, una rotazione classica. Quindi per esempio, no? Una rotazione classica è fatta così, c'è un angolo alfa che, adesso questo qua magari è un pelino più complicato ma non mi preoccupare, è giusto una cosina che ho notato. Ecco, c'è una rotazione che porta un vettore ibrido nell'altro, vedete che qui c'è x' e t e qua c'è x e t', no? La parte c. E allora la cosa carina è che questo alfa è un angolo che quindi non ha dimensione, no? E non si sa cosa viene, non si sa che cosa vale, però quello che si sa è che nella relatività la velocità di movimento relativo dei due osservatori, quello che osserva x e t e quello che osserva x' e t', sono legati da una velocità che non può superare la velocità della luce. Quindi la legge che sussiste tra x, t' e t' deve far entrare la velocità di movimento, ripeto, uno per esempio è fermo rispetto all'altro e l'altro si muove. Bon. Allora, siccome se alfa e cos'alfa sapete che stanno sempre tra meno 1 e 1, e Einstein diceva che per vari motivi, che adesso non veniamo tanto perché appunto verrà spiegato tutto quanto più avanti, che la velocità non può superare quella della luce, allora la velocità di traslazione che non compare in quelle formule lì, ce la mettiamo dentro noi, deve stare tra meno c e c, perché ovviamente c'è anche il verso, no? E il bello quindi è che v su c sta tra meno 1 e 1. Ecco, allora viene questo dubbio, viene questa idea, guarda, sai che faccio? Ci viene, poniamo seno di alfa uguale v fratto c. Perché se no, il seno di alfa è un seno di un angolo, sta sempre tra meno 1 e 1. E poi il bello è che v fratto c, siccome v è una velocità, c è una velocità, il rapporto è una costante, è adimensionale. E quindi può essere benissimo un angolo.
Buono, allora il coseno lo sappiamo che è radice di 1 meno seno quadro, che è salta fuori il mitico oggetto, e se uno va a fare il conto, con un po' di pazienza, salta fuori esattamente il sistema dell'equazione di Lorentz. Esattamente, in maniera classica, ma classica in maniera geometrica, non in maniera fisica. Cioè, semplicemente portando le cose di qua e interpretando opportunamente l'angolo di rotazione, perché in effetti le trasformazioni di Lorentz sono imparentate con le rotazioni, ma non sono delle vere e proprie rotazioni, e si capisce che è ancora meglio, secondo me, che anche lì c'è sotto una sorta di modulo di qualche cosa che si conserva, no? E che dà la relazione che c'è tra quello che osserva un osservatore e l'altro. Ecco, va bene, ma ripeto, questo non è niente di entusiasmante, se si fanno i conti, salta fuori esattamente le trasformazioni. Ecco, dicevo, non sono certo queste le cose che il bene che ha fatto Einstein all'umanità non è certo questo, nel senso che Einstein ha innanzitutto fatto capire che la bellezza delle teorie fisiche va mantenuta e che questo molto spesso genera nuove teorie fisiche giuste, e questo è un vero miracolo. Poi, diciamo, ha messo in crisi una visione legata puramente all'intuizione. Cioè il fatto che noi siamo tutti abituati a pensare che lo spazio sia assoluto, il tempo sia assoluto, cioè che la durata sia assoluta, che il tempo ovviamente, ma che la durata sia assoluta, la lunghezza sia assoluta, insomma ha fatto capire che in realtà è un postulato, cioè noi lo richiediamo ma non l'abbiamo veramente verificato. E se uno fa una verifica fatta bene, però non dimentichiamoci che la velocità della luce deve essere costante, allora può venire qualcosa di diverso. Ovviamente per i filosofi è stata una tragedia. No? Perché che uno scienziato, come si diceva prima, mettesse in discussione il concetto di spazio e il concetto di tempo era una cosa incredibile. Cioè già c'erano stati quei rompiscatole là che avevano tirato fuori la geometria non avevano idee, che invece a Kant era così contento, che aveva detto che basta, che c'è tutto, abbiamo tutto nel cervello, che è tutto giusto e che non si può cambiare, e quindi adesso poi arriva questo qua che scopre che il tempo è relativo e che lo spazio è relativo, tutto fatto, e vabbè. Allora, diciamo così, la quantità quadrivettoriale, quindi quella che è il corrispondente della lunghezza del bastone, va bene, verrà misurata da osservatori diversi, come con non con l'invariante della lunghezza, ma con quello della trasformazione di Lorentz, ma il criterio è lo stesso. Quindi a posteriori vedete che anche la meccanica classica si può dotare della struttura simile, solo che si tratta di cambiare il postulato, si tratta di dire no, guarda, la meccanica classica devi conservare le lunghezze separatamente e le durate. Però se applichi lo stesso ragionamento, lo stesso schema di pensiero, generi in un caso la meccanica relativistica e in un caso quella classica. Quindi non sono molto diverse da un punto di vista matematico, ma questo è un'eredità di Einstein, cioè è venuto dopo, naturalmente è venuto in maniera complessa, si è usata la geometria differenziale, si sono usati degli strumenti molto potenti, però secondo me l'idea sotto è la stessa, cioè dare anche alla meccanica classica una struttura ipotetico-deduttiva semplicemente con dei punti di partenza diversi. Quindi a questo punto anche per chi usa la meccanica diventa un fatto di scelta. Certo che una contiene l'altra, quindi la meccanica relativistica, quando uno fa tendere C all'infinito gli dà la meccanica classica, siamo tutti d'accordo. Però a livello di utilizzo uno può dire, guarda, entrambe le teorie hanno la loro coerenza. Certe non spiegano, una non spiega certi limiti quando c'è molto grande, però comunque ha una struttura, diciamo che anche esteticamente simile a quella della realtà. Quindi sono diverse dal punto di vista matematico, ma lo sono, diciamo, non sono tanto, lo sono invece dal punto di vista scientifico. Adesso c'è qualcuno che mi ha interrotto e va bene. Direi che non mi ha dato già anche abbastanza, perché se avete in genere non fare quello. Allora, qui la cosa si conclude e ringrazio. Ciao. Ecco, se siete, non so, faccio io il rispondere. Vi dico subito, voi potete domandare tutto quello che volete, però non deludetevi perché probabilmente non si può rispondere a niente. Comunque aperto il dibattito, qualunque dibattito si è consentito. Volevo dire qualcosa, per esempio, visto che abbiamo fatto una partenza.
emergenza in cui questi argomenti sono necessari e sono proprio gli elementi base per partire e seguire con una certa, diciamo così, linea di pensiero il percorso che vi proporremo in questi incontri. E come avete visto, no? Grazie appunto al professor Alfredo Mazzocchi che ci ha dato proprio la spinta fondamentale e questi concetti dovevano essere le premesse, altrimenti poi non si sa di che cosa si parla, avrete sentito che i concetti fondamentali che sono stati analizzati sono proprio quelli di spazio e tempo, e sui quali effettivamente sono nati anche i grossi problemi. Ecco, quello che hai detto oltretutto per quanto riguarda la vicinanza formale tra la meccanica classica e la meccanica relativistica, formale dal punto di vista del simbolismo matematico, pensate, la si ritrova anche successivamente, si ritrova un legame di, diciamo così, molto stretto, un passaggio continuo anche per quanto riguarda la relatività generale. E questo grazie a un grande matematico italiano che ha contribuito fondamentalmente soprattutto anche al pensiero relativistico, perché gli italiani per quanto riguarda la teoria della relatività generale sono stati, diciamo così, fra i più attivi in quel periodo. Che questo matematico, che si chiama Tullio Levi Civita, ha cercato di fare una formulazione della teoria della relatività generale partendo proprio dalla meccanica classica e sviluppando, diciamo così, appunto i concetti di invarianza, considerando la luce come comportamento dei fenomeni luminosi, e ha cercato di legare proprio la struttura matematica della teoria della relatività generale e coinvolgendo completamente la meccanica classica. Così era una notizia che volevo dare. E io ringrazio oltretutto Alfredo Mazzocchi, perché questo, diciamo così, è l'impronta proprio iniziale che ci serve per tutto il cammino che vi verrà proposto. Sì, sono parte della cinematica relativistica. Il discorso dell'equivalenza tra massa e energia è l'altra, diciamo così, si raggiunge un po' per analogia. C'è scritto anche lì, c'è scritto il quadro vettore in flusso, qua così, lui scrive di un flusso. E sarebbe, è un quadro vettore anche lui, quello fatto dalla quantità di moto e dall'energia. Questo è c'è scritto energia cinematica, no? E sono delle quantità che hanno una rappresentazione analoga a quella della quantità in cui c'è una differenza, cioè sono tanti, c'è soltanto quello dello spazio temporale. Lo spazio temporale è più facile che anche quello che ha, secondo lei, meglio usare il microfono perché è registrato anche se anche l'audio nella registrazione. Ecco, sì, dicevo che l'invariante, quello dell'impulso dell'energia, è simile, analogo a quello dello spazio-tempo, perché le relazioni tra spazio-tempo, energia e impulso sono quadri vettoriali. Ce ne sono tanti, dicevo, gli invarianti della relatività, e l'idea è simile. Anche lì le componenti si mescolano quando l'osservatore cambia, esattamente allo stesso modo, ma il ragionamento è analogo, è simile. Tu hai fatto, diciamo così, un'osservazione in cui effettivamente dici il nostro senso comune ci porta a considerare lo spazio e il tempo come, diciamo, delle entità, oltretutto
soprattutto sono fondamentali, perché noi tutto quello che contiamo lo, diciamo, lo manifestiamo nello spazio e nel tempo, sono proprio i primi elementi. Quindi l'idea proprio di partire da primi elementi per quanto riguarda anche lo sviluppo della conoscenza scientifica della natura, in particolare poi con la relatività generale della struttura dell'universo, si basava, almeno ai tempi di Newton, su questa idea di dire lo spazio e il tempo sono delle percezioni, insomma, che non ha bisogno di essere spiegate ulteriormente. Quello che eravamo affidati al senso comune. Poi tu giustamente hai detto, ecco, attenzione al senso comune, perché però il fatto è anche questo. E allora questo discorso per cui la nostra percezione non è sufficiente, però dobbiamo partire da qualcosa anche nella, in questo nuovo pensiero, in questa nuova visione del mondo. Dobbiamo partire da qualcosa che ammettiamo, diciamo così, che sia vero. Ecco, e questo qualcosa di fondamentale è legato ancora al nostro senso comune o è completamente astratto, secondo te? Parlo adesso non solo del, ma parlo della scienza in particolare, ovviamente delle scienze esatte. È un parere che ti chiedo. Sì, c'è un la domanda è difficilissima, ovviamente è una domanda filosofica, però cerco di dire un po' l'idea che mi viene in mente. C'è un parallelo interessante con i numeri, no? I numeri naturali, cosiddetti li ha chiamati naturali. Allora, se io vi faccio vedere una diapositiva dove ci sono quattro frutti diversi, cioè una mela, una pera, una banana e una ciliegia, voi dite immediatamente quanti sono, di quanti sono pa, dopo un attimo voi li vedete, ok? Se io vi faccio vedere una diapositiva in cui di frutti diversi ce ne sono 15, non li vedete ancora, cominciate a fare 1, 2, 3, 4, 5 e dopo un po' arrivate a vederne 15. Se io ve ne faccio vedere una dove ce ne sono 60, probabilmente ottengo 10 risultati diversi. A 60 non messi come i soldatini, 60 messi a caso. E questo cosa sta a significare? Ci sono dei numeri che sono estremamente intuitivi, ma arrivano fino a 7, eh? Basta. Di questi si ha una percezione immediata, va bene, ma non c'è, ovviamente non è il discorso della cifra, per carità, ma il discorso di, insomma, io mi viene da ridere perché dico, magari sarà il massimo numero di cuccioli che la mamma riesce a vedere contemporaneamente senza contarli, no, ma scherzo. Però se cominciate ad andare oltre il 7 o l'8 fate fatica ad avere una percezione immediata di questa quantità. Se andate oltre il 40-50 cominciate a perdere anche gli strumenti per contare questa cosa, perché non è facile, allora devi prendere uno a uno, cancellare per scoprire la croce, poi segnare, devi essere molto preciso e cambia, dopo si cambia lo stesso. Cioè, per dire, secondo me ci sono, e questo potrebbe essere analogo anche nella misurazione delle quantità fisiche, di certe quantità fisiche. Cioè, è chiaro che noi, da quando nasciamo, da quando siamo piccoli, abbiamo un'impressione dello spazio e del tempo che è legato alle nostre vicinanze. Non è detto che sia la stessa cosa quando viene portato a distanze molto grandi. Perché a quel punto lì uno potrebbe dire, certo, sono cose che, diciamo, con una sorta di espressione poetica, che non possiamo abbracciare. Quello che noi riusciamo a abbracciare lo sentiamo immediatamente, ma quello che è al di fuori del nostro abbraccio richiede una formulazione razionale. Comincia a dire, no, niente, un momento, adesso andiamo a spanne. Però già l'andare a spanne è razionale, dice, va bene, te ne conti quante sono, e però c'è dietro un processo ben più complicato dell'afferrare immediatamente la distanza. Io sono uno di quelli che, se mi dicono quanto è lunga quella sedia lì, sbaglio di 20 ordini di grandezza, non mi dico cosa, mezzo metro, no, sono 21 centimetri, ma come fai a non vedere? Ecco, perché a un certo punto, secondo me, nelle quantità fisiche subentra un processo razionale. Poi quando mi vengono a dire, ah, misura la lunghezza dell'oggetto in movimento, come dicevo prima, dici, sì, ma adesso mi stai prendendo per il naso, perché misurare la lunghezza dell'oggetto in movimento non è facile. Quindi, secondo me, noi, è chiaro che non c'è soluzione di continuità, a un certo punto, secondo me, la nostra mente deve
diciamo così, l'intuizione che abbiamo nel nostro cervello, probabilmente basata sulle esperienze che facciamo quando siamo piccoli, va bene, deve cedere il passo a qualche cosa che è definito in maniera razionale. E a quel punto deve essere normato da delle leggi, ci devono essere delle regole. Perché se tu cominci a misurare la spanna, però dopo un po' le strizzi, non va bene, perché se ti viene dopo un po' che l'hai fatto, quando ne hai fatto 5.000 e ti cominci a fare così, no, è chiaro che non va bene. No, allora le spanne non vanno bene, ci vuole qualche cosa che rimanga sempre lungo qua. E insomma, secondo me, quando si vogliono tirare le esperienze fisiche al di fuori del naturale ambito, così, dell'esperienza semplice, si fa molto presto ad andare a sbagliare, cioè a cambiare registro. Certo, lo spazio assoluto, perfetto, perché un'altra cosa tipica che dico, tutti sappiamo cosa vuol dire andare dritto. Dice, vai avanti dritto, dritto preciso, perfetto. Sì, però non puoi andare avanti, se tu cominci e esci dalla Terra, cominci ad andare verso la Luna, a un certo punto dici, ma come faccio ad andare avanti dritto, cosa vuol dire andare avanti dritto? Ti poni questo problema, cioè, sì, segui un raggio di luce, che è da poco, adesso Einstein ti dice che fai il giro e torni da luce. Ma perché? Perché quando sei arrivato a una certa distanza, andare avanti dritto non ha senso. Per me andare avanti dritto ha senso fino lì, ha senso fino dove ho parcheggiato, forse, e poi basta. A questo punto l'andare avanti dritto deve essere sostituito da qualche cosa che io formalizzo. E forse è lì lo scollamento, d'accordo? È chiaro che le leggi che io faccio, che io prevedo per descrivere ciò che è al di fuori dalla mia immediata vicinanza, però deve essere coerente con quello che io vedo nell'immediata vicinanza, cioè deve essere un'estensione di quello che vedo, nel senso che io posso misurare la spanna anche 10 cm, anche se posso fare a meno perché li percepisco. Questo secondo me potrebbe essere la risposta alla domanda. Quindi ci deve essere una coerenza di fondo, però gli strumenti possono essere diversi, quindi io non mi stupisco del fatto che lo spazio a grandi distanze possa essere diverso da come me lo immagino nella mia stanza. Eh sì, perché non ci sono mai andato. Quindi chi lo dice? Cioè è una presunzione, secondo me, quello di proiettare le proprie vicinanze arbitrariamente avanti. Perché secondo me non succede neanche con i numeri, neanche con le cose più elementari. So se è comunque un parere che mi basta, perché il relativismo c'è, grazie a tutti, le domande sono finite, ci vediamo la prossima volta.